Ed eccoci qua! Negli un falco! Oh, allora, di che film parleremo oggi? Cosa andremo a vedere? A vedere l'uomo che sussurrava ai cavalli. L'uomo che sussurrava alle pecore, no? Guardate il cartonato. Grande! Lui è il cartomorto, invece. E siamo qui pronti per entrare in sala a vedere solo a Star Wars Story. E io cioè, ero curioso quando vidi il primo trailer, perché questo sarebbe stato uno spin-off, cioè un film sulla vita di Han Solo. Io ho detto a uno che si intende di cinema, ma nel senso, parla di tutti i personaggi di Star Wars o solo di Solo? E lui mi ha detto no, parla di Han Solo. E quindi ho detto, andiamo a vedere se parla solo di lui. Comunque, previsione a caldo. Allora, io e lui amiamo la saga di Star Wars. Sì. Poi, vabbè, ci sa un pensa po' pensa che l'ho amata negli ultimi anni, Non ero ci sa un po' di divergenza su qual è il nostro preferito. Però, comunque, l'ultimo episodio 8 era piaciuto tantissimo a tutte e due. C'avevo un po' di staccato Rogue One, che per lui è bellissimo. Meraviglioso. Ma che cazzo? Io preferisco... Non ho parole. Ma perché? So, perché cosa? Beh, un discorso fatto in una scena non va bene il film. È che, no, è che Rogue One non è certo brutto, però preferisco Tom e Jerry. Cioè, alla fine... No, scherzo. Per immagino Tom e Jerry. Sì. Quindi, allora, quali sono le nostre previsioni? Oggi piove, secondo me. No, a parte questo, Ron Howard è entrata alla regia a metà film, perché era già stato diretto da due registi, di cui ovviamente non mi ricordo il nome neanche io. Però Ron Howard è arrivato a metà, leviamoci magari di lui che vogliamo farsi la foto, tanto. È arrivato a metà e vediamo cosa ha combinato. Solitamente Ron Howard è un grande regista. Non riesco a immaginarlo nel contesto Star Wars. Ma più che altro speriamo non si veda delle differenze di regia tra l'inizio e la fine. No, ho già sentito dire che comunque l'ha presa bene in mano, è brutto dirlo così, però comunque io mi auguro il meglio da questo film e che spero che, come ogni altro capitolo di Star Wars, a parte Rogue One, possa sorprendermi. Te cosa non dici? Ma anche io, guarda, non sono né così tanto, come dire, oddio santo, tagliala questa poi, Sì, sì. Non sono né così tanto fomentato. Né così tanto fomentato e positivissimo, però neanche tanto negativo. Perché ho sentito dire comunque commenti contrastanti tra loro. Ma io dai, mi auguro che un bel film almeno deve anch'io essere. Io spero sia migliore di Rogue One. Alla grande. Ma migliore di Rogue One la vedo difficile. E un saluto con la tromba e con l'imbuto. Okay. Aspetta, com'è da quella che hai detto l'altra volta? Con la tromba e il tulipano. Vado via e mi gratto. Volano, va bene, ciao. Leggere. Ciao, ciao. Il film è finito. Il film è finito 2 ore e 10 dopo circa. E cavolo, caro mio. Inaspettatamente bellissimo. A me è piaciuto davvero tanto. Non me l'aspettavo. Dovrei fare una sorta di rewatch degli altri per ricordare alcuni collegamenti. Perché non ci si ricordi bene, però certe cose bisogna ora se ne parla capire bene. Capire dove è collocato bene. Sì, perché c'è una cosa che farà felici i veri fan, però ti spiaccia un po'. Quindi bisogna capire bene dove è collocato. Vabbè, ma sicuramente è collocato. Sì, è collocato lì. E niente, io sono rimasto sbalordito nella scena di sesso fra Luke e Leila, poi lì veramente... Luke e Leila? Sì, sì. E no, non è questa la... Forse potrebbe essere questa, va bene, via ragazzi. Comunque veramente, per quanto mi riguarda, bellissimo, non aspettavo. E io ve lo dico tra poco, voi seguite la recensione, aspetta, te stai un attimo qui che io vado via e ti lascio da solo. Come al solito, non so perché va sempre così. Ciao! Ciao! Ciao a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti ed eccomi qua nella mia postazione a Milano. Avete visto da un secondo i video che ho fatto col mio amico Danilo, che gentilmente è venuto al cinema a vedere questo film con me, e quindi ora sono qua per parlarvi di questo film, che comunque ha fatto parlare molto di sé. Ovviamente prima di parlarvi del film vi voglio ricordare che anche questa recensione è in collaborazione con Avanti Cinema e TV, che è una pagina Facebook e un sito internet dedicato al cinema, ma questo lo saprete senz'altro, e io vi lascio il link qui nelle info del video. Oggi però vi voglio parlare di un film che appartiene, come avete visto dal video intro all'inizio,
all'universo meraviglioso di Star Wars, allo Star Wars Anthology, no? Che per ora comprendeva solo Rogue One a Star Wars Story. Oggi voglio parlarvi di un film con la regia di Ron Howard, del grande Ron Howard, uscito nelle sale nel 2018, e cioè solo a Star Wars Story. Allora, diciamo che per chi mi conosce, ma anche per chi magari non mi conosce, ma ha visto le mie recensioni riguardanti o Star Wars Episodio 7 o Star Wars Episodio 8 o Rogue One, chi l'ha vista sa che io amo l'universo di Star Wars, cioè per me veramente l'universo di Star Wars è meraviglioso. Non sono uno di quelli che proprio è un fan accanito di Star Wars, cioè vi faccio un esempio. Fra Star Wars, ad esempio, i film della Marvel, è ovvio che i film della Marvel, cioè, mi attraggono proprio come a un toro gli attrae il rosso, cioè è ovvio che i film della Marvel per me sono al primo posto in assoluto, per farvi un esempio, i film dei supereroi in generale, ora mi è venuto in mente il Marvel Cinematic Universe. Però, nonostante non sia un fan accanito, ho sempre tanta voglia di vedere i nuovi film di questo universo, dell'universo di Star Wars. Certo, non sono uno di quelli che magari, se sanno che il prossimo film di Star Wars uscirà fra 5 anni, dice no, cavolo, non vedo l'ora, cioè... Mi piacciono tanto, alcuni sono anche dei capolavori, perché pensiamo a Episodio 5, anche se il mio preferito è il 3, La Vendetta dei Sith, però diciamo che non è una di quelle saghe che mi fa dire porca di quella miseria, non vedo l'ora, come faccio ad attendere, come invece dico per i film della Marvel, che dico porca miseria, ma quanto manca Avengers 4, perché proprio qui, pur amandolo, è Star Wars, però è un amore diverso rispetto all'amore che provo verso i film dei supereroi. Diciamo che l'amore che provo verso Star Wars è un amore che torna ogni volta che esce il film, cioè vado a vedermi un film in sala, sono fomentatissimo, poi però non mi viene voglia di rivederli o altro, cioè diciamo che quest'amore si nasconde dentro di me, si mette lì a riposo, quando vedo che esce il nuovo film, allora torna fuori e dice andiamola a vedere. Invece per i supereroi è un amore che c'è sempre, cioè io ho finito di vedere Infinity War ormai qualche mese fa, lo rivedrei ora. Qualche mese, un mese fa, lo rivedrei ora subito, eppure è passato un mese, non mi passa mai l'amore, Iron Man, Hulk, tutti i film del Marvel Cinematic Universe, però a parte questo è proprio un universo che amo, cioè sarebbe sbagliato non dire che l'universo di Star Wars tutto messo insieme rappresenta un grande capolavoro cinematografico, perché è così. Poi ripeto, ci sono i film a sé stanti come Episodio 5 che già di per sé è un capolavoro per me. Però proprio l'universo di Star Wars è un qualcosa di magico all'interno del cinema, ha rivoluzionato il cinema fantasy, la fantascienza. Star Wars è stato veramente un qualcosa di eccezionale a partire dal primo episodio, che era Guerre Stellari, no? Una nuova speranza, un qualcosa di meraviglioso. E ora siamo qua a parlare, cioè sono qua a parlare di questo spin-off, uno spin-off che mi incuriosiva particolarmente, basato sulla figura del grande Han Solo, che in ogni film abbiamo visto interpretato da il grandissimo Harrison Ford. Questa volta invece, vedendo la giovinezza di Han Solo, vedendo un Han Solo giovanissimo, perché questo film diciamo che si colloca, informandomi meglio, avevo dei dubbi quando ero con Danilo che parlavo, ma informandomi questo film e poi facendo 2+2, questo film si colloca poco dopo Episodio 3, quindi La Vendetta dei Sith, e diciamo ci sono ancora un po' di anni prima di arrivare a Rogue One e poi a una Nuova Speranza. E diciamo che il nostro giovane Han Solo, che qua vediamo da diciamo i 18 anni in su, 18 anni e poi 21 anni circa, è interpretato da Alden Ehrenreich, io spero di aver pronunciato bene questo nome, che lo interpreta benissimo, devo dire la verità. È ovvio che non è Harrison Ford, cioè te spettatore quando vai a vedere questo film e non ti puoi aspettare una somiglianza al 100% con Harrison Ford, cioè Harrison Ford ora, a meno che non lo rendessero tutto digitalizzato giovane, non avrebbe mai potuto interpretare questo ruolo, perché ovviamente la sua età ce l'ha il nostro caro Harrison, e quindi hanno scelto questo Alden Ehrenreich, che comunque è bravissimo, perché è un attore che a me è piaciuto molto, che ha quello sprint, quella vitalità, quella folle genialità che ha sempre contraddistinto il nostro Han Solo. Però ben sappiamo che
non è molto simile a Harrison Ford per quanto riguarda il volto. Diciamo che gli assomiglia, ma non è uguale. Cioè, ovviamente, cioè, se uno per la prima volta vedesse Star Wars per la prima volta, no? Uno vuole iniziare la saga di Star Wars e inizia guardando, che ne so, Una Nuova Speranza, però prima di Una Nuova Speranza vuole vedere questo spin-off, cosa sbagliatissima, ma è solo per l'esempio, quindi non fatelo mai, guardateli sempre in ordine di uscita cinematografica i film. Se uno guardasse prima questo e poi subito dopo Rogue One e poi Una Nuova Speranza, beh, la vedrebbe la differenza, perché comunque i volti sono diversi. Un conto invece è noi che li seguiamo da sempre questi film e sappiamo che ormai Harrison Ford è un età e quindi capiamo questa cosa, però nonostante la non molta somiglianza alla fine, o perlomeno la somiglianza c'è, però non è lui, parliamoci chiaro. Hanno scelto comunque un attore che, diciamo, interpreta il personaggio in modo veramente bello, perché comunque il suo lavoro lo svolge benissimo il nostro Alden Ehrenreich, perché comunque seppur ci si debba abituare al fatto che non sia Harrison Ford, a forza di vedere il film, quasi subito percepiamo che quello lì comunque è Han Solo, cioè, perché a livello estetico, invece, vestiti, pettinatura, ovviamente è uguale a Han Solo. Che dire, questo film è stato molto 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 criticato, ho letto tantissime critiche riguardanti questo film, ho letto critiche veramente molto negative, ma allo stesso tempo ho letto anche critiche molto positive. Diciamo che questo film aveva fatto felice qualcuno e rattristato qualcun altro. Fatto felice qualcuno, ma parliamoci chiaro, è da quando è riniziata la saga di Star Wars con episodio 7 che Star Wars crea disordini. Tipo, io ho amato alla follia episodio 7 e episodio 8, che per me sono stati meravigliosi e in tanti li hanno distrutti. Poi è uscito Rogue One, che per me è veramente un film carino, niente di più, molto carino, niente di più, e lo dico sempre, ha dei difetti, ha certe cose che proprio non mi sono piaciute, brutte, che non mi sono piaciute, e ovviamente io dico la mia. E da tanti è considerato un mezzo capolavoro, o al solito io vado a cozzare dal parere di tante persone. Questo Han a Star Wars, questo solo a Star Wars Story, dopo averlo visto al cinema, io vi posso dire che è stato meraviglioso. Io l'ho amato. Certo, non al pari di un episodio 7 o episodio 8, perché comunque episodio 7 e episodio 8 portavano avanti la trama, conclusasi poi da episodio 5 dopo anni e anni, dopo episodio 6, scusate, dopo anni e anni, quindi era ovvio che ero molto più fomentato ed ero molto più curioso. Però questo spin-off è stato veramente bello, perché è stato diretto benissimo da Ron Howard, anche se lui è entrato in corsa e ora ne parlerò. È stato diretto benissimo da Ron Howard. Ci sono delle scene di azione veramente belle, girate benissimo. Grande cinema fantasy, come posso dire. Questo è veramente un grande cinema di intrattenimento. Ci sono delle scene bellissime, ci sono delle interpretazioni magistrali, qua abbiamo un Woody Harrelson che è un mostro di bravura, e anche un Paul Bettany che è sempre un mito, lo puoi vedere in un film di Ron Howard anche come Il Codice da Vinci, lo puoi vedere poi in un altro film degli Avengers nel ruolo di Visione, cioè sa fare ogni ruolo in maniera eccezionale, e anche in questo solo io, cioè, avrei continuato a vedere Paul Bettany anche se avesse avuto un film tutto suo. Il personaggio di Paul Bettany mi è piaciuto un casino. E a parte questo, che dire, il film poi mi è piaciuto anche perché proprio la storia è stata scritta bene, perché ha una sceneggiatura lineare di facilissima comprensione che subito ti prende, che con semplicità ti tiene incollata alla poltrona. 2 ore e 10 di film, senza annoiarti mai, senza mai farti dire oh, ma quando finisce questo film? Cosa che invece avevo detto con Rogue One, che veramente a un certo punto mi ero messa a contare le seggioline del cinema perché non ce la stavo facendo più, nonostante le sue ottime scene, anche Rogue One
ce l'abbia, non prendetemi come uno che ha veramente non apprezzato niente di Rogue One, però a un certo punto veramente non riuscivo più a tenere la concentrazione sullo schermo. Qua invece tutto passa in un attimo, ci si diverte perché ovviamente le battute qua ci sono e servono, il divertimento in un film su Han Solo serve, perché cioè non mettere ironia in un film di Han Solo è come veramente andare a prostitute e un pigiare, perché veramente cioè tu devi fare quello, perché ci serve. E Han Solo è quasi un cialtrone, però un cialtrone raffinato, è un grandissimo quasi comico del pericolo, non so come descriverlo. Han Solo è questo mercenario che non sta neanche a guardare cosa è giusto, cosa è sbagliato, c'è la possibilità di arricchirsi, buttiamoci in mezzo e affrontiamo quello che si deve affrontare. Poi dopo, ovviamente, se avete visto gli Star Wars, da Una Nuova Speranza in poi, da Episodio 4 in poi, allora poi troverà la sua strada e magari capirà anche se stare con i buoni o con i cattivi. Qua ovviamente lo vediamo proprio grezzo, un ragazzo che comunque è innamorato di Kira, interpretata da una bravissima Emilia Clarke, che ora non voglio dirvi più di tanto della trama, che sembra veramente amare con tutto se stesso ed è pronto a lasciare il mondo dove abitava con lei, insieme proprio alla sua amata, per sfuggire alla cattiveria di Lady Proxima, perché questo mondo nella galassia era popolato dalla cattivissima Lady Proxima, che comunque sfruttava tutti i suoi abitanti, tutti gli abitanti di quel mondo, tutti dovevano rubare, no? per far piacere a Lady Proxima, quindi siamo agli albori dell'impero galattico, ci sono furti, e lui a un certo punto dice no, io ho rubato una dose di coassio, il coassio è energia veramente potentissima che ha una potenza immane, e cerca ovviamente attraverso la vendita di questo coassio prima di ingannare Lady Proxima e poi corrompendo le varie addette agli imbarchi e così via, cerca di scappare da questo mondo e vivere una vita felice e tranquilla con la sua Kira altrove. Poi però non voglio dirvi per quale motivo lui riuscirà ad andare via, Kira invece purtroppo resta lì, e quindi lui si promette a se stesso di diventare un abile aviatore e tornare indietro a prenderla. E quindi poi lì c'è un salto temporale di 3 anni, lui che ovviamente ancora è preso dall'idea di tornare a salvare il suo grande amore, lui lì che comunque ora fa parte di una banda di persone che non sono certo il bene più assoluto, e questa banda è composta dal grande Woody Harrelson che interpreta Tobias Beckett, altro mercenario, altra persona molto importante di questo film, che ti entra subito in simpatia ben sapendo che anche lui non è certo uno dei buoni, è un criminale che comunque però ti entra in simpatia e con la quale entri subito in contatto e alla quale ti ci affezioni subito. E quindi diciamo che lì vediamo un po' le avventure di questo giovane Han Solo che tenterà di andare a salvare la propria ragazza, e magari la propria ragazza tornerà in scena prima di quello che ci si aspetti, e magari la ragazza Kira, che poi non è la sua ragazza, diciamo che c'era un amore che stava per sbocciare se solo fossero partiti insieme, però lui era innamorato, lo può nascondere quanto vuole, ma lui è innamorato. E magari la sua ragazza torna in scena prima del previsto, e magari la sua ragazza si alleerà anche alla squadra del giovane Han Solo, magari entrerà a far parte della squadra anche un certo Lando, che piacere vederlo, interpretato da un bravissimo Donald Glover, veramente personaggio, grande amico di Han Solo, che è stato un piacere vederlo sul grande schermo, perché ovviamente non si vedeva
l'impero colpisce ancora e dal ritorno dello Jedi. Quindi comunque è stato un piacere immenso e quindi poi la storia si sviluppa perché comunque c'è anche un altro personaggio molto importante che verrà fuori, Dryden Vos. Chi è Dryden Vos? Dryden Vos non è nient'altro che il grandissimo Paul Bettany, che praticamente è uno degli uomini dell'Alba Cremisi, questa società, questo gruppo che collabora con l'impero, quindi ovviamente lavorando con l'impero non è certo un gruppo buono, parliamoci chiaro, non è certo un gruppo a favore della pace. E forse la ritroveremo proprio lì, la nostra Kira, che dopo essere, diciamo, scampata alle atrocità di Corellia e alle atrocità di Lady Proxima e di tutte le persone che comunque erano i bracci destri di Lady Proxima, forse ora si ritrova a collaborare con il nostro Dryden Vos. Io non voglio dirvi più di tanto, vi dico solo che i nostri protagonisti dovranno superare delle sfide, incaricheranno a loro di svolgere una missione, verranno incaricati di svolgere una missione. Qual è questa missione? Recuperare del coassio, ne ho già parlato prima, e diciamo che questo coassio, vengono incaricati di rubare questo coassio proprio per l'Alba Cremisi. E l'Alba Cremisi, questo coassio, secondo voi, lo userà per scopi benefici oppure no? Ovviamente non dico niente, però vi posso dire che ovviamente l'obiettivo di Han Solo e di Compagnia Bella è quello di arricchirsi e quindi non vedono l'ora. E che dire, ragazzi, non voglio dirvi più di tanto, vi posso solo dire che in questo film vedremo anche la nascita del rapporto d'amicizia fra Han e Chewbacca, il giovane Chube. Vedremo delle scene, ripeto, d'azione veramente belle, vedremo anche delle cose che faranno venire i brividi ai fan, perché ci sono anche dei colpi di scena che non mi sarei aspettato se solo uno non me l'avessero spoilerato a stronzi prima di andare a vedere il film, perché ovviamente la gente si sa, su Facebook scrive tutto senza pensare che magari la gente ancora un film non l'ha visto, e quindi io un colpo di scena importante me l'ero già rovinato. Fortunatamente me lo sono goduto lo stesso, ma ormai con Star Wars è un vizio, perché già mi è successo con il 7 e poi ovviamente mi è successo anche con l'8, quindi a meno che non tenga il computer spento quando so che esce un film che mi piace, come ho fatto con Infinity War, questo è un rischio alla quale vado sempre incontro. E che dire, ragazzi, mi sono divertito tantissimo, sono stato benissimo, le scene di azione mi hanno fomentato, divertito, fatto stare bene, la regia è ottima. Diciamo che questo film lo stavano dirigendo Lord e Miller, ma circa alla metà del lavoro, per divergenze con la produzione, sono stati licenziati. Si dice che facessero improvvisare troppo gli attori, questa cosa non andava bene alla produzione, sono stati licenziati, è entrato in corsa Ron Howard. Ovviamente nel film viene scritto diretto da Ron Howard, quindi anche se ci fosse qualcosa di girato da Lord e Miller rimasto, beh, non sappiamo quali siano queste scene, non sappiamo quali Ron Howard abbia fatto rigirare o abbia girato lui da inizio alla fine. So solo che hanno fatto tutti un lavoro egregio, perché veramente questo film mi è piaciuto tantissimo. Ma che cazzo è? Scusate, avevano suonato il campanello. Dicevo, questa banda insieme mi ha fomentato tantissimo, questo film mi ha divertito, questo film non ha quei difetti che tanti dicevo. Io sinceramente, se dovessi dirvi un difetto di questo film, non saprei dirvelo, perché a me è sembrato un film fatto benissimo, è sembrato un film di intrattenimento fatto come si deve, un film che comunque lascia una porta aperta a un sequel, e quando un film è fatto bene io sono felicissimo che ci possa essere un sequel, quindi non ho trovato alcun difetto, un film che mi è volato e un film che in confronto a Rogue One per me è una pura meraviglia. Cioè, lo so che ora mi offenderete, non lo so, però questo in confronto a Rogue One, cioè, tanta roba in confronto a Rogue One, mamma mia. Ma mi è piaciuto questo anche a livello fotografico, mi è piaciuta molto la fotografia, che magari è molto più cupa e offuscata nella prima parte, quando il nostro Han Solo ci viene presentato ed è sul regno di Corellia insieme a
alla nostra tira e poi diventa più chiara via via che il nostro Han Solo riesce a sfuggire da quei posti, ma specialmente anche quando lui 3 anni dopo è sul fronte a combattere, è stato ovviamente cacciato dall'Accademia per insubordinazione, tutta quella parte diciamo anche lì dove combatte, dove capiamo che comunque ha stretto un legame con Woody Harrelson, cioè con Tobias. Anche quella parte lì ha una fotografia molto più cupa e quasi nebbiosa, ma perché in quel momento vi erano battaglie, vi erano inseguimenti, quindi c'era la prima volta in cui Chewbacca e Han si conoscono, quindi quella cosa lì mi è piaciuta tantissimo. E poi siamo arrivati ad avere una fotografia ovviamente non coloratissima, non è un film questo che ha dei colori proprio sfavillanti e così via, una fotografia che resta sempre sul bianco, diciamo, però molto più consona al tipo di scena che si sta vedendo, cioè solamente dopo, anche quando vi è l'incontro ad esempio tra la banda e il nostro Dryden Vos, tutto cambia quando ci viene presentata l'Alba Cremisi, quando ovviamente devono andare a rubare il coassio grezzo per poi farlo raffinare, cioè quello devono fare, portarlo, farlo raffinare e così via. Anche tutta la scena in cui devono andare a rubare questo coassio è puramente pazzesca, perché c'è tutta la scena in cui loro sono sul Millennium Falcon e devono ovviamente superare tutte le turbolenze che ci sono nella galassia, fra buchi neri, fra ovviamente mostri, c'è un mostro a un certo punto che sembra un medusone che cerca di contrastare e di far affondare il Millennium Falcon, cioè è ovviamente puro intrattenimento fatto come si deve, cioè e lì la fotografia si addice molto al tipo di azione, al tipo di scena, quindi la messa in scena è veramente ben fatta e ho trovato un umorismo che ci stava perfettamente, non ho trovato niente fuori luogo, ci viene presentato il personaggio di Lando Calrissian per esempio nel migliore dei modi, ho amato il suo droide L3, questo droide con le fattezze, con i modi di fare umani che è stato assemblato con i vari pezzi di altri droidi, mi è piaciuto tantissimo il droide L3 e poi che dire ragazzi, c'è una chicca poi finale che ovviamente non posso rivelarvi, ne parlerò nella parte spoiler, però tutto sommato devo dire che questo spin-off è riuscito molto per me, cioè il suo 8,5 se lo merita alla grandissima e ora ovviamente, ora che ho visto il film e che l'ho apprezzato, sarei molto felice se facessero solo 2 a Star Wars Story, anche perché diciamo che, cioè, la vita di Han Solo, essendo ricca di avventure sfrenate, si presta bene a un racconto cinematografico perché ne ha vissuti di tutti i colori. Poi certo si spera che questo film abbia più successo perché per ora è stato accolto in modo positivo / negativo, ma diciamo che il risultato al box office per ora è tiepidino, non certo fallimentare o altro, però ancora non è stato pazzesco come magari un episodio 8, un Rogue One o un episodio 7. Quindi ovviamente io spero che non venga accantonata l'idea, so che vorranno fare uno spin-off su Boba Fett e non ne sento assolutamente il bisogno, cioè vorrei allora subito che facessero questo sequel, perché uno spin-off su Boba Fett, visto che comunque di Boba Fett, di tantissime cose le avevamo scoperte in episodio 2, mi chiedo che senso abbia, visto che cazzo in episodio 2 lo vediamo bambino, poi nei primi nell'Impero colpisce ancora lo vediamo, e di qui e di là non riesco a capire, il senso, però vabbè, cioè, piuttosto fate uno spin-off su un altro, fatelo su Obi-Wan Kenobi, porca miseria. Però, a parte questo, ragazzi, vedremo, magari sarà una bomba nuovamente. Quindi, che dire, io sono molto felice di questo solo a Star Wars Story. Eccoci, prima parlavo dei difetti. Forse c'è una cosa che tuttora non riesco a capire se è stupida ma follemente geniale o stupida e totalmente fuori luogo.
perché da un team di sceneggiatori, come ovviamente leggo i nomi per non sbagliare, come John Kasdan e Lawrence Kasdan. Beh, ci si poteva aspettare qualcosa di più legato ad una certa cosa, che è una cosa piccolissima, riguarda il nome. Avete già capito, se io dico a chi ha visto il film la parte nome, ha già capito a cosa mi riferisco. Non riesco a capire se quella cosa è follemente geniale o totalmente fuori luogo, perché mi ha spiazzato completamente e ne parlerò nella parte spoiler, però tuttora non so se considerarlo un difetto di sceneggiatura oppure no. Non riesco a capire se è una cosa follemente geniale, quindi bella, o proprio stronza e quindi brutta. Ora ci rifletto un po', però forse non riesco neanche a giungere ad una conclusione. Cioè, è una cosa che, diciamo che non è né bella né brutta, è una cosa che poteva essere sviluppata meglio, è una cosa un po' banale, 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 banale. Quindi non è che sia un difetto, forse, però, perché alla fine ti strappa anche una risata. Però da un personaggio del genere mi aspettavo qualcosa in più. Vabbè, detto questo, ragazzi, parliamo ovviamente anche del cast. Io ho detto, ora lo sto leggendo perché, se no mi dimentico sempre qualcuno. Alden Ehrenreich, che interpreta Han Solo, e spero di aver pronunciato bene la pronuncia. Woody Harrelson, che interpreta Tobias Beckett, eccezionale. Emilia Clarke, che interpreta Kira, detta. E Donald Glover, che interpreta Lando Calrissian. Vedi, me ne ho già dimenticato una. Thandie Newton, che interpreta Val Beckett, che ovviamente è la compagna di Beckett, che mi ero totalmente dimenticato di dire. Bravissima anche lei fa parte di questa banda, ha un ruolo importante e decisivo durante la fase dell'invasione sul treno per rubare il coassio. E ovviamente sapete quello che succede, però non vi dico altro. Quella scena del treno è meravigliosa. Poi abbiamo il nostro Paul Bettany, che interpreta Dryden Voss, e questo l'ho detto, e Jonas Suotamo, che interpreta Chewbacca. Che dire, ragazzi, io ora passerei anche alla parte spoiler, perché mi sembra di aver parlato abbastanza. È un film che ha fatto il suo dovere di intrattenere, che è stato divertente, è stato fortissimo, che mi ha tenuto incollata alla poltroncina, che non mi ha mai annoiato, che ovviamente mi ha fatto venire voglia anche di rivedere gli Star Wars, perché ovviamente, lo ripeto, quando poveri sono lì ci ricasco sempre. E ora poi staremo a vedere. Il prossimo film che dovrebbe uscire sarà Episodio 9, e diciamo che Episodio 9 lo attendo molto, molto felicemente, seppur, ripeto, non sia fomentata l'idea, quindi che esca a Natale, come solitamente esce, o che esca fra 2 anni, no, non è un problema. Però spero che quando esca sia meraviglioso come episodio 7 e come episodio 8. Io adesso, ragazzi, passo alla parte spoiler, vi saluto e ovviamente vi ricordo di non proseguire con la visione di questo video se non avete visto il film, perché ovviamente ve lo rovinereste. Quindi andate a vedere il film al cinema e poi tornate a vedere questa recensione, ma ovviamente non andate a vedere il film al cinema se non vi siete mai visti gli Star Wars, per favore. Cioè, ci picchiereste veramente il naso. Qua c'è un collegamento con un film in particolare che, se veramente non l'avete visto, andreste veramente a picchiare la testa. Quindi mi raccomando, recuperateli, perché se amate il cinema non potete vedere una saga da metà. Io, ragazzi, vi saluto, vi invito a lasciare un like a questo video se vi è piaciuto, a condividerlo. Io vi dico un grandissimo ciao, grazie per avermi seguito e adesso passo alla parte spoiler. Allora, questo film mi ha preso fin da subito, perché comunque Alden Ehrenreich nel ruolo di Han Solo è stato bravissimo. Ripeto, non ha una somiglianza a Harrison Ford, però ricorda molto il personaggio di Han Solo, seppure si sa che non sia Harrison Ford. È stato bravissimo. Mi è piaciuta la love story con Kira, questa love story che comunque non si sa che direzione prenderà, perché anche nel corso del film non si capisce bene quale sia veramente la strada che lei vuol seguire. Perché fino a che siamo su Corellia, lei sembrerebbe anche innamorata. Quando lui parte, riesce ad andare via e lei resta su Corellia, ho l'impressione che ne abbia subite talmente tante da essere cambiata totalmente. E
e che sia cambiata, bene o male lo capiamo quando capiamo che sta lavorando per Dryden Voss. Ovviamente quando la vediamo lì io non me lo sarei mai aspettato, però quando la vediamo lavorare per l'Alba Cremisi ho già capito che non sarebbe stata più la stessa. Poi per tutto il film la vediamo con un comportamento altalenante, con un comportamento strano, e quindi io, anche parlando con Danilo, dicevo sempre: bah, bisognerà stare attenti a questa qui. E infatti poi anche sul finale, parlando un attimo della love story fra lui e lei, è molto spiazzante, perché inizialmente lei riesce ad uccidere Voss, seppur inizialmente sembri dalla sua parte, però ovviamente ha fatto un tranello proprio alla Han Solo, sembrerebbe quasi che dimostri il suo amore a Han Solo uccidendo Dryden Voss. Però subito dopo, una volta che dice ad Han Solo: dai, aspettami, ora prendiamo la nostra nave e andiamo via, come avevamo detto, e vivremo felici, e bababam, 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 lei contatta proprio il capo dell'Alba Cremisi, in quella scena che ovviamente a me avevano spoilerato come degli stronzi, però che comunque mi ha sorpreso lo stesso. Vediamo Darth Maul sopravvissuto allo scontro di Star Wars e la minaccia fantasma, e che ovviamente chi non l'ha visto lo prende in tasca. Sopravvissuto, quella è una scena proprio di fanservice puro, però genialmente riuscita. E quella scena lì ovviamente spiazza lo spettatore, perché comunque lei avverte della morte di Dryden Voss, dice che è stato ucciso, e quindi poi Darth Maul dice di riceverla e di andare da lui. Se poi ricolleghiamo il fatto che poco prima di morire il nostro Beckett dice a Anne che non si deve fidare, cosa che comunque gli aveva detto per tutto il film, facciamo 2 più 2 e capiamo che forse Beckett, nonostante tutti i suoi sbagli, forse aveva ragione, perché comunque poi vediamo questo finale molto molto bello, in cui c'è Han Solo e Chewbacca che ovviamente hanno recuperato il coassio, che l'hanno dato ovviamente a quella giovane ragazza che fa parte di quella che sarà l'alleanza, e vediamo loro che camminano, che dovrebbero essere felici per quello che è successo, ma allo stesso tempo lui vede la sua amata che va via con la navicella, che si allontana, e lì, cioè, io spettatore ho pensato: cosa succederà? Lui l'ha persa per sempre oppure no? Lui ormai si è messo nella testa che Beckett aveva ragione, che non ci si può fidare di lei, oppure no? E allo stesso tempo lei sta facendo così perché sa che se non fosse andata da Darth Maul avrebbe trovato la morte, e quindi magari è scappata per salvare la vita a Han Solo e anche comunque a se stessa, perché comunque sapeva che poteva andare incontro a un pericolo, oppure veramente lei stava facendo il doppio gioco e pensa solo alla sua vita, fregandosene altamente di tutto. Io penso più sia la prima, però non sarebbe di fuori se anche fosse la seconda ipotesi. Chi lo sa, chi lo sa, chi lo sa. Vi posso solo dire che mi ha ovviamente sorpreso tantissimo il cameo del nostro Darth Maul, che non mi aspettavo assolutamente che fosse interpretato dallo stesso attore, invece è lo stesso attore che lo interpreta. Mi aspettavo che ci fosse Darth Maul prima o poi, perché me l'avevano ovviamente spoilerato. Ora io non so come cavolo abbia fatto a restare vivo dopo lo scontro in Star Wars la minaccia fantasma, però magari ce lo spiegheranno. È ovvio che qua gli sceneggiatori hanno fatto il colpaccio, perché comunque da anni e anni i fan richiedevano la presenza di Darth Maul, che non erano contenti di come era stato fatto fuori Darth Maul. Uno potente come Darth Maul non poteva essere fatto a pezzi in quel modo, e quindi ovviamente magari hanno cercato di far felici i fan facendoci capire che era morta all'apparenza. Però io spero che poi facciano capire il modo in cui è sopravvissuta e per quale motivazione. Certo, il film ha un finale aperto, perché sappiamo che Kira è andata da Darth Maul e così via. È vero, come dicevo nella parte generale, che l'accoglienza tiepida al botteghino mi fa magari presagire
che non faranno un sequel, e questa cosa mi farebbe paura, perché comunque Star Wars continuerà, e sapere che lasceranno qualcosa a metà mi farebbe proprio rattristare. Quindi spero non sia così, io spero che possano continuare, magari anche se questo film non andrà benissimo, perché comunque un flop non è, spero che, non anche, che il sequel lo facciano anche se non andrà benissimo, perché comunque per rispetto anche a noi fan, ce l'avete lasciato a metà, continuatelo. E non so se continueranno la vicenda nel film su Boba Fett, ma cosa ci combina, poco. E per il resto, che dire, ho apprezzato tantissimo anche ovviamente tutta la parte dell'incontro con Han Solo e Chewbacca, la parte di Han Solo e Chewbacca quando prima Beckett diserta il nostro Han Solo e poi lo mette in questa gabbia, no? In questa gabbia sotterranea insieme a Chewbacca, e fortunatamente Han Solo riusciva a parlare minimamente la lingua di Chewbacca, i due ovviamente stringono un legame che poi diventerà indissolubile e insieme poi riusciranno a scappare, si uniranno proprio a Beckett, si uniranno proprio a Beckett, a Val, pronti a far di tutto pur di non restare lì, con l'obiettivo ovviamente di recuperare poi Kira, perché ancora non sappiamo niente dell'Alba Cremisi e così via. E mi è piaciuto tantissimo poi anche l'incontro con Lando è stato veramente geniale, la partita a carte divertentissima, Lando grande baro del gioco, uno che bara più non posso, ma che lo faceva con maestria, ed è molto divertente tutta la parte in cui giocano le rispettive navi, Millennium Falcon e quella di Han Solo, che in realtà non esiste, ma lui spaccone ovviamente si sente il numero uno e palla, cioè così. Poi però è anche vero che il rapporto che si crea è mitico, e Donald Glover nella parte di Lando è perfetto, veramente ci sta benissimo, veramente è una coppia quella di Han Solo e Lando ormai ovviamente ben salda, e che è stato bello vedere in giovane età. E per quanto poi riguarda anche tutte le avventure, loro che devono andare a recuperare questo coassio grezzo, perché ovviamente la prima missione di prendere il coassio già raffinato, diciamo, va male, perché comunque ci sono i predoni che tentano allo stesso tempo di rubarlo, e quindi loro in quella scena meravigliosa sul treno dove vedremo la morte di Val, poverina, lì va male perché ovviamente i predoni riusciranno a prendere il coso, che poi cadrà e andrà a esplodere d'ogni bene in quella scena meravigliosa che esplode la montagna, e quindi ovviamente l'Alba Cremisi si incazza non poco, anche se il nostro Dryden darà un'altra possibilità alla squadra e quindi li manda sull'isola, vediamo se ritrovo il nome dell'isola, accettano una missione, rubare un ingente carico di coassio grezzo dalle miniere di Kessel, e quindi Kira verrà mandata a controllarli, quindi abbiamo comunque le tre, abbiamo Lando, abbiamo Kira, abbiamo Han Solo, abbiamo Chewbacca, abbiamo tutta la squadra, e anche la scena dove rubano il coassio grezzo, tutte le sparatorie, tutte le cose che accadono, sono veramente bellissime. E ovviamente vedere il Millennium Falcon è sempre un'emozione incredibile, proprio un Millennium Falcon che per la prima volta vediamo proprio ai suoi inizi, ai suoi albori, e quindi ovviamente è bellissimo anche il loro raggiungimento delle miniere di Kessel, perché c'è una nebulosa enorme nella galassia per arrivare, come dicevo, nella parte generale, nel pianeta di Kessel, ci sono delle anomalie gravitazionali, tant'è che poi utilizzeranno una minima parte di coassio anche per andare nel modo più veloce possibile, quindi mi sono divertito un sacco a vedere questa folle impresa di loro che cercano di rubare questo Kessel, e che ovviamente devono mantenere in queste cisterne enormi perché ovviamente c'è il rischio che esploda, e devono fare poi il possibile per riportarlo su Saverin, l'ho letto perché non mi ricordavo, ovviamente scusatemi, non mi ricordo i nomi del mondo, prima che comunque il combustibile si surriscaldi ed esploda. Certo, uno potrebbe dire, ma con tutti quegli spari che hanno ricevuto anche mentre lo rubavano non è mai esploso?
Sono quelle cose da film, ma non è che tu puoi pensare in un film così fantasy che tutto sia realistico, però nella sua irrealisticità è molto realistico. Ovviamente è anche vero che era protetto da contenitori, quindi tutto sommato ci stava alla grande. Mi è piaciuto poi tantissimo anche quando su Saverin conosceranno quella che sarà l'alleanza, come va a finire il film, il tradimento di Beckett, questa giovane ragazza che fa capire che non devono dare il coassio all'Alba Cremisi perché lavora per l'impero comunque e perché comunque utilizzerebbe il coassio per distruggere ancora di più tutto quello che si può distruggere, per schiavizzare, per rendere ancora più deboli tutti i popoli e così via. E già su Saverin veramente tutti erano ridotti malissimo, e quindi è bellissimo lì che Han Solo abbia la facoltà di mettere su una brillante idea, di mettere su questo piano che all'inizio sembra andar male, perché comunque c'è il tradimento di Beckett, che era d'accordo con Val, sì, che era d'accordo con Dryden Voss, e quindi sembra che tutto vada nel casino. Invece poi è bellissimo quando Han Solo, proprio grazie alle parole di Beckett, che voleva essere il traditore, ha capito che non ci si può fidare di nessuno e quindi neanche di lui, e quindi aveva nascosto il coassio da un'altra parte. E quindi ovviamente Beckett, che pensa solo ovviamente a salvare la sua vita, ad arricchirsi, ruba una parte di coassio e scappa con Chewbacca ovviamente tenuto in ostaggio, e poi lì sappiamo come va a finire: Voss che viene sconfitto da Kira, e poi saprete tutti quello che accade. Il finale ne ho già parlato prima, e poi il nostro Han Solo che dà tutto il coassio alla nostra ragazza che fa parte di quella che sarà l'alleanza. E quindi è molto emozionante quella scena dove lei comunque propone a lui di unirsi e lui dice no, 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 è già tanto se si uniranno in episodio 4 e così via. E quindi mi è piaciuto molto anche perché a lungo andare la saga di Solo si avvicinerà sempre di più a Rogue One. Se non sbaglio, questo è ambientato 11 anni prima Rogue One. Non vorrei però dire una castroneria. E per il resto, ragazzi, ho amato il personaggio di Dryden Voss. Cioè, Paul Bettany lo interpreta in modo magistrale. E da una parte pensavo che non morisse perché è un personaggio molto iconico per me. C'è questo personaggio con queste strisce rosse che non si sa da cosa derivino, ma capiamo che ha vissuto sicuramente qualcosa di terribile, perché comunque sembra quasi bruciacchiato su una parte del volto, e vediamo che ha una preparazione anche molto inerente alla criminalità. Cioè lui a uccidere ci mette un attimo, poi ovviamente è un adepto, diciamo, di Darth Maul, quindi comunque avrà avuto Darth Maul come maestro, e diciamo che avrei preferito vederlo anche in altri film, anche se la scena in cui Kira lo uccide è molto molto bella e realistica. Detto questo, ragazzi, che dire? Qua non vi è una colonna sonora che diciamo è da brividi come i riarrangiamenti in episodio 7 e in episodio 8, però comunque sentiamo il tema classico di Star Wars, la colonna sonora molto basica, però ci stava, cioè non è una di quelle colonne sonore che ti fa strappare i capelli come in episodio 7 e in episodio 8. Secondo me, magari per la colonna sonora poteva esserci un po' più di originalità, però non è una cosa che ritengo difettosa, non è un difetto, cioè semplicemente hanno basato più la loro bravura, sceneggiatori e regista, hanno basato la loro bravura su altre cose, hanno dato più importanza magari all'aspetto visivo, alla fotografia e alla direzione degli artisti, ovviamente diretti in modo diversissimo da Lord e Miller, perché comunque, cioè, si diceva che prima li facessero improvvisare come non mai. Sarei curioso veramente di vedere la versione di Lord e Miller. Comunque, ragazzi, non mi sembra di dover dire altro. Ripeto, la cosa del nome non mi ha fatto impazzire, cioè dai, questo non l'ho detto. Come ti chiami? Han di cognome, quando cerca di, ovviamente, quando entra, si iscrive per entrare in aviazione. Han e basta, Han Solo. Cioè, questa battuta l'ho fatta io nel video di intro, e fino a che la dico io va bene, è una freddura divertente, ma
nel film non me la sarei aspettata, e mi sembra una cosa un po' banalotta. Non che sia brutta, perché ti fa fare anche una risatina, però non me l'aspettavo sinceramente, anche perché poi poco dopo il nostro Han parla di suo padre, anche se non avevo un buon rapporto, suo padre ce l'avrà avuto un cognome. Vabbè, quindi questa cosa non è che la reputo una cosa orrenda come in tanti hanno detto, però è una cosa che mi ha fatto un po' spiazzato. Però tutto sommato di difetti in questo film non ne ho trovati. Mi ha intrattenuto, mi ha fatto stare bene e il suo dovere l'ha fatto. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima recensione.